Artis lo trovi a Nocera Superiore in Via della Libertà 60-62. Sebbene siano arrivate rassicurazioni nei giorni scorsi, all'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni risulta ancora sospeso il servizio ambulatoriale dedicato al PIC per i malati oncologici. A focalizzare l'attenzione sulla problematica sono stati i Comitati Uniti Cava Vietri Costa d'Amalfi per la difesa dell'ospedale di Cava dei Tirreni e il diritto alla salute. Noi in questi giorni abbiamo incontrato sia dirigenti e sia medici della Madonna dell'Olmo, dell'ospedale. In un primo momento il codice dedicato proprio al PIC era, secondo l'azienda Ruggi d'Aragona, era errato. La regione ha risposto invece che confermava il codice corretto. Quindi ad ora, nonostante il codice sia corretto, non è stato ancora ripristinato il servizio dei PIC. Chiaramente i malati oncologici sono destinati ad andare a deboli ed è una cosa inaudita, ecco, non pensabile. Abbiamo 90.000 utenti che hanno bisogno che l'ospedale abbia di nuovo tutto quello che ci hanno tolto. Quindi noi continuiamo la nostra battaglia chiedendo a voce alta il ripristino dei reparti e tutto quello che spetta ad un'utenza importante tra Cava e Costiera Amalfitana. Intanto, per porre ancora l'attenzione sulla situazione dell'ospedale Metelliano, ma anche della medicina territoriale, i Comitati Uniti sono al lavoro per organizzare ulteriori iniziative. Adesso stiamo programmando oltre una manifestazione, ma più che manifestazione stiamo programmando una seduta con medici dove spiegare il progetto e le esigenze attualmente che la città e che gli utenti attendono. Questo perché? Per far capire a chi di dovere che di fondo ci abbiamo anche una piccola programmazione. E in più, attenzione, ci stiamo muovendo anche nel senso ad un discorso di apertura a tutti, ma per il bene del territorio, sperando che questa volta capiscano che una parte di cittadini vogliono per l'ennesima volta il confronto, un tavolo, attenzione, non solo per l'ospedale, ma anche su tutta la situazione della medicina territoriale. Noi siamo aperti, ancora una volta stiamo attendendo che ci rispondano, abbiamo fatto un protocollo, ormai sono passati 2 mesi e ancora oggi tutto latita. E questo credo che sia una mancanza di rispetto per chi sono cittadini, attenzione, attivi, questo è. Quindi noi attendiamo, se no andiamo a fare ulteriori manifestazioni